Allora, oggi è arrivata della roba IKEA nuova, voi direte, ma tutte le volte dite che l'ultimo ordine IKEA, vabbè, ma si dice che l'ultimo ordine nel senso per adesso, è sempre un modo di... Insomma, alla fine non è che viviamo in questa casa nuova da tanto tempo, serve sempre qualcosa, cioè è solo mezzo anno che abitiamo qua. Purtroppo salta sempre fuori qualcosa, quindi alla fine cosa dobbiamo fare? Siamo qua e prendiamo quel poco che... Allora, questa è una cosa particolarissima che non so neanche... Chiedo a Massimiliano, vabbè, ma a questo punto non so se devo farla vedere, non posso non farla vedere, quindi se no è inutile che faccio questo video per farvi vedere solo le altre cose, quindi a questo punto... Vabbè, sarebbe stato carino fare un unboxing solo per questo, però direi che ti faccio vedere tutto, punto e basta. Allora, abbiamo comprato... Guardate un po', ecco, forse l'avete già capito. Facciamo così. Ta-da! Allora, se avete visto quella zona dove cuciniamo, abbiamo comprato quel mobiletto IKEA perfetto per la piastra di induzione, forse avrete anche immaginato che, come abbiamo immaginato noi fin dall'inizio, siamo venuti a abitare qui, che ci sarebbe stata bene la piastra induzione doppia dell'IKEA, perché l'IKEA, eccola, ta-da! Ha fatto quella doppia, noi prima avevamo quella singola. Mamma mia, è stupenda! E questa va proprio perfetta lì su quel mobile. Oddio, poi adesso faremo vedere. E quindi l'altra, proviamo a metterla in vendita su Facebook Marketplace, o la teniamo come backup per quando, non lo so per quando. Certo, con l'altra uno potrebbe andare a cucinarci in terrazza, ad esempio. Boh, vediamo. Perché l'altra è ancora come nuova praticamente, però abbiamo notato che, insomma, eravamo abituati nella casa di Bologna a avere quanti fuochi avevamo? 4? A induzione? Sì. E qui ne abbiamo, però ne abbiamo sempre usati solo 2, e qui ne abbiamo solo uno, è un po' poco, 2 sono perfetti, è veramente bellissima la piastra a induzione, uguale identica a quella che avevamo. Tra l'altro, quella che avevamo adesso, che hanno fatto questa doppia, l'hanno fatta più piccolina, quindi quella che abbiamo si potrebbe già definire vintage, quindi magari qualcuno la vorrà comprare, non lo so, è così bella che magari la teniamo anche. E poi è nuova, praticamente l'abbiamo usata solo qui in Puglia, l'abbiamo usata qualche volta a Bologna per fare i video proprio per voi qui sul canale. E questa la poggio qui, che tra poco Massimo viene a prendersela e la mette là al posto di quella singola che avevamo. Ecco, e si chiama, scritto qui, Tirreda sempre, che abbiamo anche il microonde sempre della linea Tirreda. Ok, poi vediamo cosa c'è qui, vediamo un po' cosa abbiamo comprato. Allora, abbiamo comprato altre, una bellissima che mi fa impazzire e altre cose un po' più semplici. Allora, abbiamo preso, cos'è questo? Ah, gli sgabelli per la terrazza, per uno dei due balconi barra terrazza. Sì, ne abbiamo presi 2 Marius, eccoli. Così da domani facciamo le nostre pause caffè in terrazza seduti su questi sgabelli, 1 e 2 appunto, come vedete. Poi qui cosa c'è? Delle candeline profumate IKEA. Che profumo prete? Mamma mia, che bontà! Credo che sia frutti di bosco. Che profumo buonissimo! Buone buone! Se me le metto. Okay. Poi, visto che... Ah, questo è un altro cuscino per la testa, visto che ce n'è uno nella zona notte,
che uso la sera quando leggo e ne volevo uno per la zona giorno, se userò io, Massimiliano, chi lo vuole lo usa. Poi ci siamo trovati benissimo con queste teglie, ve l'avevo già detto in un altro video. Se avete visto un video dove vi ho fatto vedere che faccio la focaccia barese e che mi sono trovato benissimo a farla in questa teglia. Sento dei rumori, di funziona? Funziona tutto, mi dicono, perfetto. E quindi abbiamo trovato un'altra identica, ne abbiamo preso un'altra identica perché ci siamo trovati benissimo. Sono teglie per crostate, credo, penso che Michele le faccia per le cose. Allora, poi un altro paio di forbici, una piccola e una grande. Per la cucina. Ci sono passate le non passatevi mai le forbici di mano in mano in casa perché si litigano. Se ci credete, noi litighiamo lo stesso. Comunque, in teoria dovete appoggiarle e poi il familiare se le prende, ok? Così vi abbiamo raccontato anche una cosa divertente oggi. Questa è una lampadina di ricambio per una cosa che adesso vi farò vedere. Quindi questa la metterò dentro al mio comodino. Quindi questa è mia, la metto insieme alle candeline. Il cestino per la carta per le nostre scrivanie, uno in due, uno per me e uno per Massimo. Che tutte le volte uno, perché eravamo abituati a un monolocale, qui questa casa che qualcuno ha detto vabbè ma è piccolina, per noi è enorme, per come siamo abituati noi, e tutte le volte devi prendere su per andare a buttare un foglietto di carta e devi andare fino a New York, praticamente. Come sentite dai rumori, abbiamo chiuso il balcone che si affaccia su quella terrazza, dove, il balcone che si affaccia sulla terrazza, sì, vabbè. Questo è, guarda che bello! Un annaffiatoio! Non vedevo l'ora. Si vede bene? Sì, sì. Bellissimo, stupendo. Poi, a proposito di Tirreda, sì, sì, per cuocere. E il paraschizzi. Perché l'abbiamo lasciato a Bologna, dato che ormai era tutto brutto, quello che avevamo a Bologna. Uno scopino per i WC, completo di tutto. Vediamo se questo si svita, se ci vanno quei ricambi che avevamo comprato su Wish, mi sembra. Abbiamo dei ricambi che ci siamo portati da Bologna, dello spazzolino. E questo adesso è questa, vi faccio vedere. La tua lampada? Sì. Questa è la mia lampada. Questi sono gli sgabelli da montare? Sì. E penso, ci sono quelli da montare, no? Sono solo quelli da montare, non abbiamo comprato niente da montare. Allora, potresti magari unirmi i lembi qua, che io mi appoggio qua sopra. Ecco. Adesso vi faccio vedere che cos'è questa, che è una cosa stupenda. Cosa... C'è bisogno di farlo con le forbici. E come si apre? Se no? Incidi. Così? Incidi solo lo scotch e poi dopo lo apri con le mani. Ok. Allora, si chiama Ask Mueller. Si vede l'inquadratura bene? Sì. Ok. È da montare, nel senso che sì, bisogna solo montare la parte di vetro che l'hanno messa al contrario dentro. Per fortuna abbiamo Candy a casa, abbiamo... Non abbiamo gatti pazzi. Gatti. È pazza, però non su queste cose, bisogna dire la verità, che non fa mai danni, perché altrimenti sarei già preoccupato di quella cosa di vetro. Quella si mette qua sopra, si mette quella lampadina che vi ho fatto vedere, e questo qui va a mimare, si dice a mimare. Vai, mettiti più verso l'inquadratura. Ma questa è la maniglia. E praticamente questo qui, se vuoi intanto togliere questo, guarda, va a mimare, non mi viene il termine giusto, diciamo mimare, a imitare una lampada a olio, quindi me la metterò sulla mia scrivania. E le lampadine dove sono? Adesso, le già tirate fuori? Sì, queste le do. E una, giusto? Ah, non è il ricambio, ho proprio preso una lampadina e basta, ok. Sì, perché non c'è in dotazione. Cioè, praticamente, ma guarda la corda anche. È in tessuto? C'è, sì. Bellissimo. Allora, innanzitutto fammi mettere il manico. Allora, questo qui apriamo anche la lampadina, poi vi salutiamo perché vi abbiamo già fatto vedere tutto. Ah, qua bisogna avvitarlo. Ah, ok. Bisogna infilare e avvitare questa da sotto. Però la lampadina possiamo farla vedere montata. La lampadina sì, la puoi già mettere subito. Ecco qua. Non possiamo farvela vedere accesa perché, boh, non c'è una prolunga qui.
ma tanto vi farò poi un video della camera da letto, vi farò vedere. Poi c'è la rotellina, appunto, che è un trimmer che regola l'intensità come proprio la lampada d'olio. Un dimmer, ok. E va bene. Come ti sembra l'altro? È bellissimo. Non vedo l'ora di mettergli questo. Attenzione che continui a prendere contro il bastone. Va bene. Allora vi salutiamo, non so se andrà dentro un vlog questo video. Non credo che sarà uno svuota Ikea a sé stante, boh. Vediamo, per 10 minuti però. Va benissimo. Quindi forse sarà un video a sé stante, se invece è un vlog, il vlog forse continua, altrimenti no. Ciao a tutti. Se comunque in tutti i casi fate mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Ciao ciao. Thank you.